Buongiorno, buongiorno dal dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione, l'ipnosi DCS vera e professionale con la V maiuscola. Oggi il titolo di questo episodio è gelato, sì, il gelato che compri in gelateria. Mi è venuta questa idea perché stamattina mia moglie mi ha detto: guarda, vedendo dei filmati di circa 16 anni fa, 14 anni fa, dove c'era mia figlia piccolina di 3 anni che leccava la carta di un gelato in un villaggio turistico, e sentivo il sottoscritto che leccava anch'io leccavo la carta del gelato del cono. Che cosa ha a che fare ciò con l'ipnosi DCS vera e professionale? Mia moglie mi ha fatto notare: vedi tua figlia perché lecca la carta del gelato, perché anche tu la leccavi. Bene ragazzi, questa a livello spicciolo è l'ipnosi DCS vera e professionale con la V maiuscola, come condizionare, educare la mente dei bambini dalla carta del gelato a tutto il resto. Anche se con la tua memoria tu dimentichi, io dimentico, tutti dimentichiamo sotto i 6 anni di età, a livello cosciente, a livello subconscio non si dimentica nulla. Per cui se tu, io all'epoca addirittura non conoscevo l'ipnosi DCS vera professionale di Los Angeles Beverly Hills e non avevo neanche approcci, possiamo dire, su certe tematiche, che okay? Poi l'ho sviluppate ma nell'arco degli anni. Perché? Perché anch'io sono cresciuto come te. Quando sentivo la parola ipnosi mi affascinava, mi intrigava, ma nello stesso tempo mi allontanavo perché avevo paura. Diffidavo, pensavo a manipolazioni nella migliore delle ipotesi, pensavo ad effetti collaterali, secondari, come qualche potere forte sparge in tutto il mondo, ma la verità unica è che ero anch'io come la carta di gelato, condizionato, indottrinato, manipolato dai poteri forti, con la scusa delle carte che ti sventolano davanti al naso, a diffidare del potere della mia mente, del potere della mia mente, senza se e senza ma. Ok, questo è il punto cruciale, perché oggi più che in passato, ma anche in passato, secoli fa, esisteva il capo del villaggio, esisteva lo stregone ed esisteva la famosa paura. Come facevano a tenere incatenate le tribù, i pagani, i selvaggi di un tempo, ma anche adesso in Amazzonia esiste più o meno la stessa cosa, dove la civiltà non è arrivata, ma anche la civiltà è una specie di tribù. Che succede? Che li tenevano incatenati a rispettare e obbedire, come tante belle pecorelle, con la famosa paura, con il famoso buio più che la luce, ok? Perché questo, i sensi di colpa, la paura, le punizioni e compagnia bella, portano le persone a frenarsi, a fermarsi, a non osare. E questo lo possiamo, la famosa carta di gelato, questa è la metafora della carta di gelato, del leccare la carta di gelato, si può traslare in ogni dove, in ogni come, dalla depressione alle malattie, alla tristezza, all'ansia, alle paure. Non è colpa tua. E rispetto a secoli fa, quando esisteva lo stregone e il capo del villaggio, oggi esiste con la bacchetta magica, oggi esiste la famosa TV. E non pensare adesso: no, tanto io la TV non la vedo, sto sempre sui social, sul cellulare. È la stessa cosa, la TV tascabile, la TV che ti porti a letto, la TV che ti porti al bagno, che ci portiamo al bagno. Ma se tu non indirizzi quello che vedi sulla famosa TV, i poteri forti ti condizionano. L'ansia che hai te, che hai tuo figlio, che ha una bella fetta della popolazione, ansia, attacchi di panico, depressione, tristezza, non è colpa tua, è colpa della famosa TV in senso lato. E la prova del 9, sai qual è? A parte scaricarti, se lo desideri, un audio MP3 DCS come no depressione, no ansia, no panico, no stress,
controllo del dolore, eccetera, eccetera. La prova del 9: spegni la TV a te e a tuo figlio per un mese. Oppure metti DVD o film potenzianti che ti fanno ridere, che tu abbia una malattia leggera o gravissima, e poi fatti o fai le analisi del sangue, misura la pressione e noterai un cambiamento radicale anche con il famoso fai da te. E sta parlando il sottoscritto, che un tempo, quando era un ragazzino, ma anche quando sono diventato uno studente lavoratore senza una lira in tasca vicino a Milano, in quel di Modena, ero un teledipendente. E la cosa buffa e strana, tra le cose pure potenzianti come Goldrake, Rocky Joe, l'uomo tigre, che bene o male dividevano il bene e il male, ti davano quella forza, quella tenacia di lottare, di non arrenderti mai, di perseverare, eccetera, eccetera, purtroppo anch'io vedevo, ipnotizzato da mio padre, 1000 TG paura in diversi canali, Rai 1, Rai 2, Rai 3, sempre la stessa notizia negativa moltiplicata all'ennesima potenza, che condizionava la mia mente nella negatività, nel pessimismo, nella convinzione che il virus, la malattia, potesse capitare anche a me. E questa è una cosa molto grave, molto grave, che pochi capiscono, e io non lo capivo, perché non si insegnava a scuola, come non si insegna a scuola nulla di quello che poi nella vita ci capita, e non lo chiamiamo destino. Io me la prendevo con il Padre Eterno, con il destino, quando morivano i miei cari di malattie gravi, oppure per la vita di stenti e sacrifici che facevo io e la mia famiglia, ok? Per cui poi, come si può dire, la bella notizia è che te ne puoi uscire, già partendo dalla consapevolezza, cioè io sono consapevole che posso farcela, capisco il meccanismo, come funziona, e devo darci dentro. Naturalmente, attenzione, un anno fa è morto un amico di mia moglie che praticava il pensiero positivo, e mia moglie ingenuamente ha detto: ma eppure questo amico usava il pensiero positivo. Ma ricordati, il pensiero positivo a livello superficiale di coscienza non ti porta a camminare sulle acque, ma ti porta a cadere nelle acque, perché c'è il famoso dubbio, come pure chi medita, chi fa ipnosi, ok? Devi andare a lavorare a livello profondo del tuo subconsciente, non pensare chissà cosa, quale astronomia, incantesimo e cose del genere. No, devi perseverare, non ti devi arrendere alla prima difficoltà, al primo dubbio. Se l'avessi fatto io nel 2008 con la dottoressa Rina Brunini, mi sarei fermato subito con mio padre, con me stesso e anche con le centinaia e centinaia di persone che ho aiutato nel mondo. Devi perseverare, continuare. Gutta cavat lapidem, la goccia cava fora la roccia più dura dell'universo, ricordatelo sempre, sempre, sempre. La bella notizia è che con l'ipnosi di CS vera professionale con la V maiuscola tu puoi forare la roccia del tuo problema e renderlo sabbia, con la differenza che la roccia diventata sabbia al mare ci mette secoli e seculorum, tu ci puoi mettere pochissimo tempo con il potere della tua mente e gli audio MP3 di CS, l'ipnosi di CS vera professionale con la V maiuscola. E poi, per concludere, tu fai tutte le ricerche del caso, documentati e vedrai che l'ipnosi vera professionale con la V maiuscola è riconosciuta dall'Associazione Medica Mondiale nel 1958 come medicina alternativa e dalla Chiesa con Papa Pio IX nel 1847. Lo stesso Papa Giovanni Paolo II, Papa Wojtyla, come ha dichiarato nella sua biografia, un libro così grosso che vi invito a leggere, si autoipnotizzava per imparare le lingue straniere. Allora cosa ti manca? Datti una mossa, ok? Per altre informazioni, fammi tutte le domande, scrivimi un'email, visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com, la mia fanpage su Facebook, Ipnosi Autoipnosi del Dottor Claudio Saracino. Iscriviti a questo canale YouTube, Benessere Ipnosi Soluzione DCS del Dottor Claudio Saracino, e fai share, condividi con amici e parenti, perché può essere quel quid, quella molla che gli può cambiare la vita. E seguimi anche sugli altri social, Instagram e Twitter, Benessere Ipnosi Soluzione DCS del Dottor Claudio Saracino. Un bacio, un abbraccio, amico, amica mia, dal Dottor Claudio Saracino. Alla prossima, ciao.